Scadono stasera i termini per la presentazione delle candidature 5 Stelle a Roma, a gennaio le votazioni, probabilmente in rete, ma l'obiettivo è chiudere sui programmi prima che sui nomi. Avanti con i temi, a Roma l'appuntamento è alla Camera, con i precari della scuola, a Imola contro l'ampliamento della discarica. Ma sulle amministrative non mancano malumori, l'eurodeputato Marco Affronte lo mette nero su bianco. Abbiamo scelto i candidati per Torino, Milano e Bologna seguendo tre metodi diversi, sono sconcertato, che messaggio trasmettiamo? Poi l'affondo più duro su Bugani, il candidato che correrà per Bologna, deciso senza alcuna consultazione né reale né virtuale, ma per il movimento la questione è chiusa. Si sono fatte riunioni ogni mercoledì, tante riunioni il mercoledì per cercare di creare questa lista per noi è la lista del Movimento 5 Stelle, Massimo Bugani è il candidato sindaco di Bologna, adesso andiamoci a prendere Bologna perché le polemiche ci saranno sempre, ci sono sempre in ogni comunità, ben vengano, però andiamo avanti. Intanto ad accendere l'ennesima polemica col PD questo tweet poi rimosso di Sant'Angelo. L'Etna risolverebbe tanti problemi. Dovresti chiedere scusa, replica il responsabile social dei Dem, Francesco Nicodemo. Sono stato frainteso, spiega il senatore Grillino, mi riferivo ai mafiosi. E poi rincara la dose a certi politici, dice servirebbe una gita premio all'interno del cratere.